Buongiorno, buongiorno a tutte. Allora, oggi è 7 dicembre. L'avete fatto l'albero? Bene, noi l'abbiamo fatto un po' di tempo fa, così per fare un po' d'allegria dentro casa. Allora, oggi faremo. Oggi mi sono addobbata proprio tipo l'albero di Natale. Come potete vedere, ho preso un sacco di cosine nuove, tanta bigiotteria. Partiamo dalle 10 euro, 10-13 euro. Abbiamo un sacco di cose carine da regalare. Poi siamo aperti tutti i giorni, anche la domenica, orario continuato. Quando volete, siamo qua. Se mi volete contattare per qualsiasi cosa, abbiamo il numero WhatsApp. Ah, sono tornati anche i braccialetti questi Family che me l'avete chiesto in tanti. E vengono una stupidaggine, un bel regalino di Natale. E niente, oggi faremo un bel tutorial con il viola e il metal. Allora, io di base mi sono messa il Distaminal, il mio classico, e a parte tutto che con questo freddo ho le mani che mi si sono tutte spaccate, e allora metterò, e ve la consiglio, la crema, questa termale di Ischia, che è a base di burro di karité estratto, viene 12 euro e sono 100 ml, ma è una crema molto pastosa. Adesso vi faccio vedere proprio se riesco a togliere gli anelli. Proprio la consistenza, guardate che roba, guardate, con una nocciolina, proprio una piccola inerzia, guardate la mano, subito si vede, guardate, penetra subito e questo vuol dire che è una buona crema, non rimane solo in superficie, la spalmate anche sulle nostre cuticoline per aiutare le vitamine delle creme ad entrare nell'unghia, eccole qua. E così, allora, diciamo, questione mani abbiamo un po' risolta perché erano tutte un po' aggrinzite dal freddo. Allora, io ho la base. Mettiamo che mi sono persa i pennelli, che non so dove sono. Aspettate, vedo, eccoli qua, i miei pennelloni gagliardi. Allora, ho messo il fondotinta perché sennò potevo uscire da casa, ragazze, scusatemi, non l'ho messo in diretta, ma oggi avevo due occhiaie allucinanti. Ho messo il correttore, quello che abbiamo detto, io utilizzo il numero 5 della Laila, fatto in questo modo, ci abbiamo mille colori, sono fantastici. Ho messo un pochino di illuminante 7 che lo potremo anche rimettere perché lo voglio mettere dopo il blush. Allora, pennellone, oggi visto che sono in grigio e ho queste sfumature viola, io direi di mettere o un 55 oppure proprio andare sul rosellone che è il 46. Guardate che carino, è un effetto morbido, non troppo eccessivo. Poi con un contrasto di colore, anche un rosa scuro, e sto utilizzando il 122. Facciamo, è crollato qualcosa. Facciamo la parte zigomo. Ecco qua. E questa è già la questione risolta. Credo sia caduto l'illuminante. Non lo so. Va bene. Mettiamo l'illuminante 7. Guardate che carino. Naso. No, oddio, mi sono sbagliata. Naso blush. Vedete? E picchettate. Allora rimane questa piccola luminosità solo quando girate il viso, che si confonde con il blush. Ok, e qua ci siamo. Allora, pennellino grande, prendiamo. Allora, io mi sono messa anche il 400 nude, la base, poi dopo utilizzeremo il timbrino. Allora, picchiettiamo sul il 31 metal, che è lo scuro, facciamo il pesciolino. Guardate un po', pesciolino, lo riportiamo fino un po' sotto. Non so se riesco a truccare tutti e due gli occhi come al solito, ve lo dico. Poi se li riesco a truccare ci provo, ma vediamo, vediamo perché non vi voglio fare video troppo lunghi, se no vi annoiano.
E poi vi faccio vedere una cosa fantastica. Ovviamente mi sono comprata su un sito americano, perché io vado anche alla ricerca su questi siti particolari, perché come sapete gli americani, i francesi, anche tante volte i giapponesi fanno delle innovazioni, poi magari il prodotto non è buono perché non è made in Italy, non è nickel free, però fanno delle innovazioni della parte trucco. Addirittura in Giappone mi hanno raccontato che c'è un mascara che toglie un mascara, che è fatto come mascara, lo passa e togli il mascara, vabbè, cose veramente allucinanti. E quindi ho comprato una cosa innovativa che non c'è qua in Italia, ma oggi la farò presente a una casa. Allora, prendiamo il viola. Poi, nel frattempo che parlo, vi dico: prendiamo il viola per fare la sfumatura del grigio, così picchiettiamo grigio e viola insieme. Guardate che figata! Stamattina voglio fare proprio la dark. Guardate, grigio e viola, che carino. Allora, il viola. Prendo l'altro specchietto perché sennò non vedo quello che sto combinando in total, così mi vedo anche. Opla, in effetto. Ok, in effetto diretto. Allora, picchiettiamo il viola nella parte più, diciamo, della palpebra mobile. Lo sfumiamo un po', dopo ripassiamo un pochino il grigio. Ok, lo sfumiamo un po'. Torniamo all'altro pennellino, quello piccolino dove possiamo andare a sfumare. Ripicchiettiamo sul 31 metal. Ecco qua. E rifacciamo il pesciolino per sottolineare questo metal. Ok. Eccolo qua. Ok, perfetto. Ecco qua, metà occhio, poi mettiamo la matita color burro, qua lasciamo libero in modo che l'occhio viene ingrandito uguale. Con uno sfumino più grande passiamo così libero da fuori verso il dentro, così ammorbidiamo il colore scuro. Eccolo qua. Con il chiaro, scusate. Con il chiaro del rosa, con le dita andiamo a picchiettare vicino proprio alla palpebra mobile per fare questo effetto luminoso. Guardate che carino. Nella parte dello scuro, dove a noi ci è andato un pochino di colore, o prendete il pennellino che voi usate per il fondotinta, lo passate e togliete la parte del fondotinta e ci passate sempre il nude, quello che abbiamo messo all'inizio, che era comunque un 400, oppure ci ripassate il correttore in questo modo qua. Io ci ripasso il correttore, che credo mi sia caduto proprio il correttore mio. Va bene, ci metto un correttore più chiaro perché ora non lo trovo. Per togliere la polvere dell'ombretto che abbiamo messo, ecco qua, e questo è l'effetto carino metal. Poi prendiamo, fantastico, il nostro eyeliner se volete. Questo è l'eyeliner che ho comprato. E voi mi direte che cos'è? Un eyeliner a pennarello, che a parte comunque un bel colore. No, non è un eyeliner a pennarello, è un eyeliner con uno stampino. Quante di voi non mi dite, non riesco a fare la punta, non mi viene sempre uguale, ho gli occhi tutti diversi? Questa è la nostra soluzione che presenterò oggi a due case cosmetiche, perché questa è l'innovazione che ho comprato su questo sito americano e è una cosa fantastica. Allora, adesso vi faccio vedere come si fa. Mettiamo lo stampino al nostro occhio di qua e di qua. Guardate che figata. No, io ridevo da sola perché ho detto non posso aver comprato una cosa così semplice che è soltanto un pennarello. E non era infatti un pennarello, un eyeliner a pennarello, era un eyeliner a pennarello con la stampina. Allora, dopodiché avete fatto questa parte qua, poi potete scegliere voi se continuarlo fino all'inizio dell'occhio oppure fare solo la parte finale, eccolo qua.
collegarlo allo stampino e metterlo anche un pochino sotto, magari. E questo è l'occhio perfetto con l'eyeliner a stampino. Se volete allungarlo, lo potete rifare sopra. Lo fate doppio e ecco qua, abbiamo due occhi perfettamente uguali e è uno stampino perfetto. Questa penso che sia un'innovazione fantastica. Vedete, guardate che carino. Vabbè, di qua me lo sono fatto più giù io perché vedendo solo al cellulare non riesco a vedere bene. Ecco. Per allungarlo basta riclicarci sopra. Eccolo qua. È un'innovazione fantastica. Ho vinto io. Va bene, dopodiché oggi proveremo un altro mascara, non il Maxi Tech, perché vi voglio far vedere come funziona il Volumaxi, che tanti di voi me l'hanno chiesto. Allora, il Volumaxi ha lo scovolino in setola piramidale, in modo che la parte più piccolina va a trovare i pezzettini di ciglia che sono all'angoletto che noi non riusciamo mai a prendere. Allora, lui è buonissimo per chi non vuole usare il mascara in silicone, è morbidissimo, le setole sono morbide, sono sempre 18 ml, viene 20 euro. Ci abbiamo anche con lui il kit dove viene 20 euro invece che 29, c'è la matita che da sola viene 15, il girabrilla e il mascara. Allora, questo è l'effetto fantastico del Volumaxi, che comunque infoltisce, divide, fa un po' l'effetto più pieno del Maxi Tech. Per chi ha l'occhio grande, per chi ha le ciglia lunghe, per chi vuole infoltire più che allungare, il Volumaxi è il top. Guardate anche sotto, che carino. Ok, finito qui con il mascara, ci mettiamo il timbrino. Vedete che bell'effetto comunque che fa. Anche il Volumaxi è molto good, comunque Nuba è sempre professionale, voi lo sapete. Mettiamo il timbrino, io utilizzo sempre il numero 4. Ecco qua, con un attimo facciamo la sopracciglia. Guardate che effetto diverso da quella che già ho. Ecco qua. E oggi, invece del solito 1000 baci, metteremo il numero 26, perché siccome ho tutta la mia acqua parure viola fantastica da poter sfoggiare, vorrei usare il 26. Anche senza matita, se volete, ho la matita numero 21, sempre Nuba, che è buonissima. È un colore particolare. Questo colore lo fa solo Chanel e Nuba praticamente, che va bene su tutti i tipi di rossetto. Vedete? È questo nude. Però secondo me il rossetto, siccome che è fatto proprio bene, si stende bene, può fare anche da matita. Puntina. Ecco qua, se girate bene la punta del rossetto rimane comunque bello a punta e noi riusciamo comunque a farci diciamo l'effetto matita. Allora, neo con l'indelebile Waterproof e poi per un pochino scurire questo effetto troppo eccentrico io metterò un Reflecta che a parte che è lucido e poi ha un pochino di brillantino che ammortizza un po' il colore. E lo definisce. Guardate che carino. Allora, per queste feste natalizie io vi voglio super 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 dettagliate, super truccate. Vi metto il Volumaxi pure a quest'altro occhio, se no non riusciamo. Ecco qui, ragazzi, e questo era il fantastico tutorial di oggi. Vi aspetto
R&D Profumeria, Centro Commerciale La Palma, vi aspetto per un sacco di novità. Venitemi a fare compagnia, siamo aperti anche la domenica. Buona giornata!